Ancora assieme, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura oggi andiamo in provincia di Pordenone a Cordovate per parlare di condizioni, quelle per emigrare in Australia dal dopoguerra ad oggi, insomma un percorso per capire come si è evoluto appunto il mondo e allo stesso modo quali condizioni appunto ci sono state in quel contesto in cui molti corregionali andavano appunto in Australia. Ma sentiamo il servizio d'apertura del nostro telegiornale. Siamo con il presidente dell'Enea, Antonio Fregonese. Durante la sua presidenza è stato prodotto un interessante video che riguarda l'emigrazione in Australia e mi ha colpito particolarmente un fatto quando un ciabattino della zona del San Vitese voleva emigrare in Australia subito dopo la seconda guerra mondiale e per poterlo fare ho dovuto falciare non so quanti campi di terra di erba per farsi i calli nelle mani, perché il controllo era fatto proprio prima di tutto sui calli delle mani. Quella emigrazione rispetto ad oggi, quella della valigia diciamo elettronica, ecco, cartone, la valigia ed elettronica oggi, qual è la differenza? È una differenza enorme, perciò non si può neanche fare un confronto, no? Perché ai quei tempi di anni 60 c'era un'emigrazione di bisogno e c'era una richiesta di nuovi continenti che avevano bisogno dell'emigrazione, però avevano bisogno di giovani. Io li chiamavo giovani muli, perché avevano bisogno di giovani forti, sani e coi calli. Ecco perché il discorso che tu dicevi del callo, quando andavi a fare la visita di controllo del console australiano, diceva: fammi vedere le mani. Se tu vuoi andare a lavorare in Australia in agricoltura, se hai le mani belle e limpide, non sei idoneo. Perciò hai bisogno di... non sei idoneo. Poi facciamo una visita fiscale molto forte, se tu pensi che degli amici che avevano delle carie sui denti, prima ti mettevi a posto le carie e poi partivi per l'Australia. È un confronto che non si può fare, un confronto. C'è una realtà diversa enorme. Oggi quindi abbiamo un'emigrazione soprattutto legata ai cervelli, quindi diciamolo anche in modo molto chiaro, abbiamo molti giovani brillanti che escono perché qui in Italia i fondi alla ricerca sono estremamente limitati. Sì. Beh, questo è vero, perché purtroppo i giovani adesso c'è una richiesta di cervelli. C'è la richiesta di quelle valigie elettroniche, no? Perché una volta c'era bisogno di lavorare con i muscoli, adesso c'è bisogno di lavorare con la tecnologia e con l'intelligenza. Questa è la realtà. Perciò anche se tu vai in Australia, o che vai, se sei già inserito sull'università, oppure vai a lavorare sui campi alla vendemmia, alla raccolta dell'uva e via dicendo. Bozza di intesa per aumentare la sicurezza nel posto di lavoro in regione, c'è un programma appunto della stessa regione per cercare di limitare appunto purtroppo i danni nell'ambiente lavorativo. Assessore, oggi avete in giunta preparato una bozza, diciamo, di intesa interistituzionale che dovrà portare a maggiore collaborazione per ottenere più sicurezza e più legalità sul lavoro. Abbiamo iniziato un percorso su sollecitazione del mondo sindacale alla luce degli avvenimenti tristi che si sono susseguiti nei primi mesi dell'anno, coordinamento con tutti i soggetti che si occupano di sicurezza sul lavoro e siamo arrivati alla bozza di questo protocollo, per cui l'assessorato al lavoro e l'assessorato alla sanità in collaborazione con tutto il mondo sindacale, l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e con la forte collaborazione degli enti nazionali, INAIL, IMSS e ispettorati territoriali del lavoro,
metteranno in atto tutta una serie di azioni per dare risposte a un percorso di sicurezza che inizia dalla formazione e dalla garanzia della stabilità del posto di lavoro e della correttezza dei contratti. E ora andiamo a Codroipo per parlare della Camera di Commercio, appunto, dove si è tenuto l'incontro qualche giorno fa, appunto, per parlare della Camera di Commercio tra Udine e Pordenone, un ok che viene benedetto, permettetemi il termine, dallo stesso Presidente della Regione Federica. Presidente Federica, oggi a Villa Manin la soluzione per le Camere di Commercio di Pordenone e Udine, qual è il ruolo della Regione in questo accordo? Noi facciamo semplicemente da garanti, perché crediamo nell'autonomia ovviamente degli enti camerali che non rappresentano la regione ma rappresentano i loro associati, e per questo abbiamo già avviato la richiesta al governo affinché Friuli Venezia Giulia possa avere le competenze sulle camere di commercio al fine di poter organizzare tutti gli enti camerali rispetto alle esigenze delle aziende del Friuli Venezia Giulia. Andiamo in quella direzione, adesso l'importante è lavorare e dare servizi alle imprese, che vuol dire creare sviluppo alla nostra regione. Si presenta questo accordo, questo ente, come temporaneo, ritiene che sarà veramente così, che sarà possibile in tempi abbastanza veloci ottenere la competenza? Io mi auguro sia così, ovviamente è una richiesta, una volontà del Friuli Venezia Giulia acquisire la competenza, non decidiamo da soli altrimenti l'avremmo già fatto, però vogliamo andare in quella direzione perché crediamo che è molto strano che il governo precedente abbia deciso, e parlo del governo Renzi, abbia deciso di imporre alle Camere di Commercio un numero limitato quando le Camere di Commercio, lo ricordo ai cittadini, costano zero agli stessi cittadini, perché sono pagati col diritto camerale, quindi dalle imprese stesse, ed è giusto quindi che chi paga decida come organizzarsi. L'obiettivo di Regione è quindi avere 3 Camere? No, l'obiettivo della Regione è ascoltare le aziende. Le aziende, ovvero gli associati, decidono come organizzarsi e rispetto alla loro scelta noi semplicemente la recepiremo, perché volere imporre una cosa che alla Regione Friuli Venezia Giulia non cambia nulla se non quello che le aziende possano lavorare bene, mi sembra una follia e semplicemente la solita malattia di voler imporre dall'alto quello che devono fare gli altri. Presidente, la stessa filosofia che traccerà per la riforma degli enti locali? Sugli enti locali noi ascolteremo prima di decidere come organizzare il territorio. Io ho solo messo 2 paletti, ovvero che i nuovi enti possano essere rappresentativi delle diverse identità del territorio, perché le diversità del Friuli Venezia Giulia devono trovare una risposta anche nelle organizzazioni istituzionali, perché le identità per noi sono un valore. E in secondo luogo mi piacerebbe che questi enti tornassero ad essere scelti dai cittadini, perché chi gestisce la cosa pubblica, i soldi pubblici, chi gestisce i servizi da erogare ai cittadini deve essere scelto dagli stessi cittadini e mandato a casa se governa male. Appunto, parlavo di province speciali o di cantoni, perché la nostra idea è quella di delegare ai nuovi enti di Arabasta molte funzioni. Vogliamo che la regione diventi un ente legislativo e di programmazione, ma che siano i territori ad organizzarsi, perché allo stato attuale la regione decide finanziamenti per 500 euro, una follia. Vuol dire spendere di più nella gestione della pratica che nell'erogazione del contributo. Torniamo a una regione normale dove non è tutto accentrato, ma dove viene delegato al territorio affinché i cittadini oltretutto possano avere un controllo più ravvicinato di come opera la macchina pubblica. Assessore, il percorso dell'unità delle Camere di Commercio di Udine e Pordenone è passato attraverso un'operazione condotta dalla Regione? Beh, è un'operazione dove la Regione ha dato una mano, ma i protagonisti principali indubbiamente sono state le associazioni di riferimento e il Presidente di riferimento. In questi mesi è stato, come è stato detto prima, esercitato un esercizio, scusi il gioco di parole, di democrazia, insomma tutto bene ciò che finisce bene. Quello che a noi come Regione interessava è veramente far sì che i territori, le specificità del Friuli Venezia Giulia venissero rispettate, così è stato, e che soprattutto le imprese, come dire, trovassero una nuova casa, una casa ancora più grande in grado di offrire servizi migliori. Quindi una grandissima operazione per la quale io ringrazio davvero l'onorevole Agrusti, il presidente D'Apozzo, il presidente Pavani, insomma tutti i protagonisti. Per le imprese non cambierà nulla, nel senso che gli uffici e i servizi saranno a disposizione sia a Udine che a Pordenone? Non cambierà assolutamente nulla, semplicemente un'unione di 2 forze, quindi 2 più messi assieme, insomma una grande forza. Altro carburante arriverà per gli agricoltori del comparto agricolo. La Regione ha deciso infatti di aumentare
le scorte appunto per coloro che hanno avuto purtroppo problematiche con la siccità negli ultimi periodi. Sentiamo. Assessore, anche a seguito dell'emergenza idrica, la Giunta ha disposto la possibilità di uno stock aggiuntivo di carburante ad uso agricolo. Esatto, a fronte delle condizioni climatiche particolari e della necessità di far fronte a un'emergenza idrica dove gli operatori del comparto agricolo sono stati costretti ad un utilizzo massivo di carburante per riuscire a implementare gli impianti di irrigazione, si è ritenuto necessario concedere uno stock aggiuntivo che quindi con la pubblicazione sul BUR della delibera di giunta andrà in vigore in modo di cercare di ottemperare alle loro esigenze, perché questa è una situazione di reale emergenza che andava assolutamente gestita e andava assolutamente seguita. Allora adesso ci fermiamo con il telegiornale del Friuli di Venezia Giulia, ci ritroveremo con altre notizie, rimanete con noi, ci vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete, a risentirci quindi alla prossima edizione.